Torniamo un'altra volta a parlare di scuola, di bambini, così amati bambini. Rocco Leone doveva costruire la città dei bambini, i parchi. I parchi non ne vediamo niente, quei pochi che ci sono in pessime condizioni. Ma parliamo di scuole e per condition parliamo delle due scuole, dei due plessi, anche diciamo che non è colpa della scuola, dei dirigenti, delle maestre, tutte brave, ma dell'amministrazione che non cura la manutenzione. Qua ci piove dal soffitto in questa scuola e poi abbiamo una manutenzione scadente, basta vedere lo stato dei marciapiedi, in che stato stanno. Questo è il primo dato. Il secondo dato è la questione dell'asilo di Monte Rosa. Non ce ne siamo occupati un anno fa. C'è stato un primo progetto che, come prevedevamo, era sbagliato. Hanno dovuto fare un altro e nel frattempo hanno perso un anno. E poi da quest'anno dice che ci sono dei lavori imprevisti e non imprevisti. La verità è che noi vogliamo dire, si possono trovare tutte le scuse, tutte le giustificazioni, tutto quello che vogliono, ma avevano promesso prima a settembre, adesso ad ottobre, ma non hanno mantenuto questa promessa, questo impegno. Sindaco, la parola di un sindaco è un impegno che va rispettata nei confronti dei cittadini. Quei ragazzi e quei bambini, con le preoccupazioni dei genitori e con le preoccupazioni del corpo insegnante, del dirigente, stanno in una condizione in cui non devono stare, perché quella scuola dove questi qua sono stati trasferiti non è adeguata per accogliere bambini dell'asilo. Mo tu hai promesso su Rai 3 in modo solenne che in 3 settimane risolvi il problema, e questa è la quarta volta che promette. E noi abbiamo messo un contatore: allo scadere della 3ª settimana, se tu non mantieni la promessa, noi ne facciamo un'altra, cominciamo a fare uno sciopero della fame davanti alla scuola, ma non quello sciopero della fame come l'hai fatto tu, che è durato il tempo di un aperitivo, un vero sciopero della fame fin quando quella scuola non apre. Quindi hai 3 settimane di tempo, il contatore è già partito, anzi è molto meno di 3 settimane, datti da fare, se no ti trovi la stampa, la televisione, noi davanti a quei cancelli che faremo a Muina, perché quei bambini, quei genitori, quelle mamme hanno diritto ad avere una scuola adeguata.